carico a posto, ma sono le 10, non so se riesco a fare il cambio macchina stamattina. Ho sentito un collega che li vanno a ritirare al concessionario lì in zona, sa che se ne parla alle 2, vabbè, andiamo un po' dai. A Livorno ci sono arrivato. Non credo di poter fare riprese perché andiamo dal concessionario, diciamo che non posso fare riprese. Ma so già la macchina che prendo. E vi posso solo dire che vi stupirò. Stavolta sono cazzi, eh. Una macchina veramente seria. Non me l'aspettavo neanch'io. Ebbene sì, il camion è quello lì. E oltretutto fate bene attenzione a un particolare che mi ha veramente preso. Guardate il serbatoio. Mamma mia. Piccolo. Ma piccolo. Ma veramente piccolo. Ci abbiamo anche l'AD blu a stavolta, ragazzi, c'è anche l'AD blu, non c'è niente da fare. Ho già sporcato qua, che roba è? Ah, l'affare dell'AD blu. Cavi incatenati, perché a Roby a volte rubano anche quello. E oltretutto, come vedete, a sto giro ci abbiamo anche gli spoiler. Questa è la prima volta che ho gli spoiler su un camion e non è poco, è più carino direi, no? Questa è la nuova, è una marmita Euro 6, guarda che malloppone di roba qua sotto. Se riesco a farvelo vedere, metto, guardate il collettore lì, guardate che collettore che ha sta marmita. Serbatoi dell'aria in acciaio, non in ferro, buono, buono. I cerchi c'hanno l'affare che rileva qui, come si chiama, la pressione. Io in cabina riesco a vedere la pressione delle gomme anche in marcia e non è male neanche quello, sia anteriori che posteriori. E ora vi faccio vedere una cosa che mi ha fatto veramente impazzire confronto agli altri Stralis che avevo, non è da poco. Apri il sesamo, l'affarino verde, asticella dell'olio, signori, e lì c'è il tappo per il rabocco dell'olio, spettacolo. Non bisogna più ribaltare la cabina, oh. Quindi né Volvo né Scania né DAF, tanto per cambiarlo di nuovo uno Stralis. Peccato per il serbatoio, perché 400 litri lo trovo veramente piccolo. Poi c'è la rogna della di blu che non ce l'avevo, ma lì era solo questione di tempo, mi ci dovevo abituare. Il serbatoio è piccolo, ma dicono che i consumi sono molto inferiori. Ora display mi dà in marcia normale anche a carico 3.5, 3.6, anche 3.7, non è male. Ora vediamo, dai, tutta una novità, macchina nuova, non si discute, indipendentemente dal modello. E continuiamo il nostro viva lo Stralis. Ora vi faccio vedere qualcosina dentro, che ripresina dei nuovi, diciamo, gadget. Più o meno non cambia tanto dall'altro, a parte un po' di tecnologia in più. Lì c'ha porta oggetti bello largo lì, un altro lì. La branda
più o meno uguale, solo che aspettate che devo un po' di casino su questo vano sotto branda. Ci ho perso diciamo un po' perché praticamente si è già smontato lì. Ora non si vede perché ci ho già messo cavi, catene, tutto, ma ci saranno 50 centimetri di fondo. Però c'è il cassetto esterno, anche il lato passeggero. Quello che ho perso lì lo prendo lì, quindi va bene così. Qua una novità non da poco. Risposto tutto, rispostiamo tutto. Casino. Qua nel vano sotto branda, quello centrale, ci sono, vabbè, a parte la mia scatola di cracker, non c'ho altro al momento in cabina. C'è il frigo, signori, qua c'è il frigorifero. Eh sì, qua c'è il frigorifero. Eccolo lì. Che è questo qua. Non è grande, ma visto che non ne avevo, eccolo qua. Ecco qua il frigo. Questo lo apro tutto, piccolino, ma per me va benissimo. Anzi, mi ha fatto proprio godere averlo. I vani porta oggetti più o meno sono uguali. Un lettore CD, MP3, SD. Qui c'è un attacco USB, video e compagnia bella, che si connette tutto al monitorino qua. Iveco, accettiamo. Niente, lì c'è Bluetooth, radio, non lo so manco a dire, le solite cosine. Quella è la nuova console, diciamo, vedete? Quell'affare lì in mezzo è il sensore di fronte, attaccato al cristallo, è il sensore per la distanza di sicurezza, lì c'è una spia che volendo attivi o disattivi. Questa è una cosa di cui bisogna stare molto attenti, secondo me. Comunque poi ne riparleremo di queste cose. Cambio completamente automatico, vedete che manca proprio la leva del cambio. Tutto lì, c'è la D, avanti, R indietro, N neutra folle. E via, poi sono tante altre cosine, vabbè. Ragazzi, lustralis. Questa è una data e questo mi piglio. C'ho di nuovo un calzino bucato, porca miseria. Oh,
come non ha perso molto di tempo, solo 5 minuti al Frius, penso che vado a guidare fino alle 4 ore e mezza, ho trovato un parcheggio, faccio 9 ore di sosta, la notte è fatta per dormire, e domani mattina parte, fine della mattina parte e faccio il resto per andare al tempo, per andare a sito, perché dove fare ancora dal GPS 8 ore e un quarto di guida fino alla sito, così lo faccio in con una sosta di 45 minuti. Meglio che lì al parcheggio prima del Frius, ho fatto 9 ore e mezzo di sosta lì, perché non posso entrare in Francia. Dalle 11 e mezzo fino alle 9 della sera. Io non ho dormito, ho provato, due o tre volte 15 minuti, basta. Ciao, buonanotte, a domani. Allora ragazzi, coast to coast, 25esimo, non dimenticatevi, il 26, 27, 28 agosto nella piazza del mercato di Giussano, Monza Brianza, ok? Per chi usasse il navigatore è via Nenni. Oggi siamo qua nella provincia di Foggia, viaggio fantastico, eh? Senti, ah, profumi del sud. Doc, ieri sera ho mangiato lì a Vasto Sud,
e mangiato da Dio, e adesso scaricato, scarico veloce, praticamente tutto bancalato, e adesso facciamo un bel pezzo di statale. Ora qui è un pezzettino che porta nel paese, che vengo fuori dal paese, poi sbucheremo sull'Adriatica, là sulla statale 16, e andiamo a prendere la grande a Terni, a Termoli. Ragazzi, il caffè l'abbiamo preso, che dire, bel viaggio. Adesso vado a prendere la grande su a Termoli e mi porto in su più che posso. Ora vediamo un po', tanto qua c'ho praticamente, ho ancora 7 ore di guida
6 ore 45 di guida. Dove arriva, arrivo. Ok, ci sentiamo dopo. Ciao. Uscito dall'autostrada per tagliare su, perché devo fare il giro di tutta l'autostrada ma la fa allungare un po', invece taglio in traverso che guadagno magari quei 10 minuti che mi mettono in sicurezza. È inutile che vado su per poi far così, taglio dentro, dovrei guadagnare tempo in teoria. Adesso vediamo. Mi dirà il navigatore, perché adesso sta continuando a ricalcolarci, perché dice: ma dov'è che va questo qua? E io ho le mie strade, lui ha le sue, dobbiamo metterci d'accordo. Siamo quasi a Bourg-en-Bresse. Allora, da arrivare al cliente mancano 13 km. Dunque, io come ho detto, ho fatto la nazionale invece che fare il giro per l'autostrada. E dunque, il tempo che mi dava il navigatore più o meno è uguale. Cioè, il navigatore mi diceva che arrivavo alle 11:15. Facendo il giro dell'autostrada e passando per la nazionale arrivo allo stesso orario, quindi non ho perso né guadagnato, anche perché io ho cominciato a fare queste strade, le rimettiamo di qua, quando l'autostrada non c'era ancora, e allora sono abituato a farle, mi piace, le conosco, c'è qualche rotonda nuova, però qui era la vecchia strada che arrivava su dal Freus o anche dal Monte Bianco, poi si congiungevano per andare fino a Tournus, dove si prendeva l'autostrada in direzione Parigi. Qua c'è un routier che una volta era sempre pieno di camion, si faceva quasi fatica a parcheggiare qua così. Adesso non so com'è, che giorno proverò a fermarmi a mangiare. Una volta qui era sempre... e si mangiava tutte le ore, praticamente. Allora amici, siamo arrivati al deposito di Bourg-en-Bresse. C'è sotto il loro camioncino a caricare. Quindi dobbiamo aspettare, però mi ha detto che mi scarica. Vediamo, adesso appena hanno finito. Mi metto su, c'ho 24 colli qua. Finiremo un attimo dopo mezzogiorno. Dopo abbiamo 95 km per andare dal prossimo cliente. Però fermarmi anche a mangiare, che c'ho già fame adesso. Vediamo di fare il quanto, dai. A tutta l'ora. Raga, ho scaricato a una velocità pazzesca. Sono andato sotto a 10 a mezzogiorno, a mezzogiorno e 5 ho già buttato giù tutto, 24 colli. Quando c'hanno fretta ad andare a casa
Vabbè, ho guadagnato tempo anch'io, dai. Volevo farla prima di mezzogiorno e ci sono riuscito. Adesso andiamo a Chalon-sur-Saône. Tutto via normale. Mi cerco un ristorantino. E vediamo di mangiare qualcosa. Intanto che aspettavo mi sono mangiato un pacchettino di grissini, quelli a porzione, quei grissini da ristorante, quei pacchettini piccoli. È giusto così per me. Per aperitivo. C'è un po' di colonnina a uscire qua. Nel mezzogiorno vanno a casa tutti. Boh, andiamo a mangiare, va? Boh, mangiato, abbiamo mangiato, e adesso andiamo a Chalon. Allora, dal ristorante, quando ho girato dentro, che poi sono entrato nel parcheggio, quella via qui che ho preso è la via per i convogli eccezionali, cioè o andavo dritto invece che girare a destra dove c'era il ristorante, andavo dritto, c'era la nazionale, oppure c'è questa che va a Chalon, ma questa è quella che usano i convogli eccezionali, e io prendo anch'io questa, non perché sono un autista eccezionale, ma perché è una bella strada e mi piace, bella dritta, non ci sono problemi, bella larga, e allora faccio questa, tutto lì. My name's Matt Ireland, a 34-year-old truck driver, currently living in East Anglia in England. I work for two or three different companies, but my main source of income is Trans Am Trucking. We provide logistics to the music industry and the entertainment industry, and this takes me across the length and breadth of Europe, Scandinavia, into Russia and Turkey as well now and again. Transport's a job that I love, I've always loved it. It gives me the opportunity to travel to these weird and wonderful places, which is what really makes me tick. I really enjoy making these videos. I hope you enjoy watching them. Any feedback would be great. Thank you for watching and enjoy.
sono Fabio, lavoro alla CITES, sono di Bosco Marengo. Ciao ragazzi, volevo salutare tutti i Trucks on the Movie e siete numero uno, vi guardo sempre. E la mia ragazza mi vuole lasciare perché sto sempre a guardare i vostri video. Trucks, siete numero uno, anzi, volevo salutare il prof Gianni, ciao. E chiodo, ciao chiodo. Ciao ragazzi, video messaggio per tutti i follower di Truckers on the Move che hanno un canale su YouTube. Ci piacerebbe ritagliare uno spazio dedicato a voi dentro gli episodi di Truckers on the Move. Ecco come. Fate un video con il telefono o con la vostra videocamera. Il video non deve oltrepassare i 2 minuti. Ricordate, chiusa il telefono, deve tenerlo orizzontale. È importante che la videocamera o il cellulare filmino in una risoluzione di 1080x720, cioè in HD. Buttate il file nel vostro computer, andate su YouTube e fate così. Siamo su Google, andiamo su YouTube. Vai sul mio canale. Qua ad esempio sono io, vedete la mia faccia. Carica video. Già qui fate l'impostazione, vedete qui sotto, seguite la frecciolina, cliccate, non in elenco. Importante, quello che interessa a noi è questo, via, non in elenco. Seleziona file, schiacci la freccia e ti vai a cercare il file nel computer. Io ad esempio adesso te ne metto uno che ho messo su desktop, mettiamo sto qua, fatto. Qua ti dà le impostazioni, non in elenco, vedete, c'è già, potete modificarlo anche qua se volete, ma noi mettete non in elenco. A posto, è caricato, aspettate che lui carica, faccia tutto. Ecco qua, YouTube ha caricato il video, a noi interessa questo link qua, tac, prendete questo link, lo copiate e mandate il link del vostro video a truckersonthemove@gmail.com. Nel video potete dire quello che più vi piace, tipo saluti, ciao mamma, sono su Truckers on the Move, consigli, critiche o giudizi, quello che volete, è il vostro spazio. A noi piace molto l'idea. E a voi? Gira la tua clip e fai parte di Truck on the Move. Morning world. Well, it's the 29th of March 2016. I just had a quick look on Facebook before I set off, and it's snowing at home, all over the north and Scotland, and snowing an awful lot. I'm in France and the sun is out. It's cold, but that's because I'm still fairly far north. So I want to try and put together another video. Off to Lisbon at the moment. So we'll see how much I do for this trip, maybe extend it to the next part into Spain, or I don't know. So I'm just going to leave this routier now and head down the road. So it's a beautiful little road and whatnot. I've come from Calais down to Rouen and then Evreux, Chartres, and I'm cutting down to Blois and then down that way. So
turn this round and we're going to hit the road and see what today brings, hopefully. I can't see there being no snow. There bloody better not be anyway. Damn it, it's been so long since I've used the camera. It's been damn flat. So I just had it on charge. Hopefully that's all come out. Right, let's rock. That's a lovely routier. It popped up. I was down to my last, I don't know, not even 10, I think I didn't even have 10 minutes left to run. And I was desperately looking for anywhere just to bin it. I was going to chuck it in a lay-by. But this place popped up just out the village. It was absolute perfect timing. A nice meal of cooked rabbit last night. So I think I'm going to have to stop in France and put a couple of 100 litres of juice in, because I've only got a quarter of a tank left. I'm not sure that's going to be enough. I don't think that's going to be enough to get me down into Spain. So I'll just have to chuck a little bit in to get me there. I do like running the nationals in France. It's so much nicer than sitting on the motorway. It's just often there's not the time, which is a shame. Nice old windmill. Big tower like this, which I don't know what it is. Was it a water tower, or I'm sure someone can tell me. So my truck is coming up to being a year old now. I think it was the end of May maybe when I got it last year. I can't remember exactly. Done a whopping 44,992 kilometres. I think this is where the National Road is going to run out and take me back onto the motorway, unfortunately. Just reminding me of my first chariot on the road, my Mercedes 310 curtain side of van, living the dream. I was king of the road. Go anywhere in that old thing, I would. Bloody slowly, I'll go anywhere. Some things haven't changed anyway.
Well, I guess the good weather couldn't last the whole trip down for an Englishman, could it? Oh well, at least it's not snowing like it is at home. So I'm just going to stop here. I've just stopped at Niort Centre Routier for a shower and a break. And I'm now just going to stop here and get some diesel, because I'm not going to get down to Spain. So I'll just put a couple of 100 litres in, that'll get me there. And then tootle on. I just hope there's a canopy over the garage so I don't get too wet while I'm filling up. It's just all excitement, non-stop rock and roll, this. But at least the sky's looking good up in front, so hopefully it's not, the rain's not going to last for too much longer. Eccoci! Buona domenica a tutti! Sono appena uscito qui dalla mia base con un rimorchio vuoto, scarico fino lì alla città di Enfield. Da mollarlo là, prende un altro carico, si prende un carico, va a Northampton si lascia quello lì, si prende un altro carico, si va a Atherston, si lascia quello lì a Atherston, ad Atherston si prende un altro, si porta a Lount, da Lount si risgancia quello, si lascia quello lì, da Lount prendiamo un altro ancora per andare a Maidstone. Da Maidstone si va a Rochester. Perché bisogna portare questo camion qui a far sistemare quel rumore noioso e c'è, se lo trova. Venerdì c'ho un giro io fisso che vado sempre lì a Londra, che tra l'altro mi piace tanto, a parte il magazzino ora che l'hanno, che è quello nuovo, che hanno ridotto le porte e ci tocca stare lì a aspettare, quindi prolunga la notte. C'è stato un problema che da tanto io vado lì, praticamente arriva un altro, scarica con quell'altro, va via, poi arriva un altro, scarica quell'altro, va via. Arriva quello che parte dopo di me, 2 ore dopo di me, lui arriva, sgancia e va via. E aspetta, aspetta, com'è sta cosa? Avevo già lamentato un sacco di volte, e mandano email, no, ora si guarda, poi la settimana dopo migliora di 20 minuti, poi ritorna come era prima. Venerdì scorso era già da due ore passa di fermo, avevo già fatto tutti gli altri camion che tra l'altro sono arrivati dopo di me,
e lì sono sceso come una bestia, cioè proprio incazzato, ma niente, salto fuori da qua, com'è sta cosa? E lì automaticamente scatta quella molla lì del cervello e dici, oh Fava, ma non sei mica in Italia. E lì mi guardavano tutti, aspetta, what's up here? Però non era... lì mi sono incazzato perché non è... non va bene, cioè anche loro qui in Italia hanno detto non va bene, lì in TNT hanno detto non va bene, addirittura all'ufficio, il manager della TNT di questa lì dove partivo, mi ha detto guarda, 45 minuti, se hanno finito bene, se non hanno finito, sgancio lì, vieni via. E venerdì l'ho detto, ciccio, io te lo sgancio, vai, vado via. Ah no, ma lo puoi fare, perché arriva un altro camion e noi non abbiamo porte. Ho detto, ma questo è un problema vostro, io non posso stare qui 3 ore per voi. Il bello è che scaricavo l'altro camion che è arrivato dopo di me, poi vedevo tutti i facchini lì con la gente che lavora lì dentro, andava a fumare. E io lì. Poi arrivava l'altro camion che c'ha tutti i paletti dentro, scaricano quelli lì, vanno a fumare e io sempre lì. Ho detto, Però mentre stavo sganciando e questo lì, cioè proprio un gioco di infamate tra me e quell'altro, mi era venuto, cioè lui diceva no, non puoi muovere il camion, non puoi muovere il camion. Io dicevo, cioè il trattore lo muovo, cioè il rimorchio rimane lì, cioè, io vado via solo con i trattori. Però mi era venuto quella cosa in mente, perché qui non si può muovere il trattore se è sulla porta, se in ribalta. Pensavo con me stesso, se lo sgancio, cioè non è che le muovi il rimorchio dietro, ma comunque si scuote un po', e se poi dopo viene fuori qualcuno e dice guarda, mi sono fatto male perché l'autista ha mosso il camion con i facchini dentro, e lì è un bel piccolo lì nel cosiddetto dietro, nel di dietro. E lì ho dovuto aspettare un'altra mezz'ora perché mancava ancora, e poi sono arrivato oggi in ditta con l'acqua qui. No, non ci manda più lì perché manda un inglese. Ecco, abbiamo autista inglese, manda un inglese così si fa capire bene, che io non sto lì a litigare con questa gente di venerdì per questa cosa là. Hanno detto che hanno rimandato un'altra email, che poi fine settimana prossimo fanno in modo diverso. Fine settimana tu mando un altro, perché siamo 30-40 autisti, quindi fa girare questa roba, cioè ognuno va lì una volta alla settimana, non fa male a nessuno. Poi venerdì sono sempre l'ultimo a finire, arrivo alle 6-7, cioè il giorno che finisco più tardi è venerdì, è il peggiore per questa cosa qua. Vediamo. Vediamo. Ciao, bye. Allora, cari amici, il motivo principale del mio video è spiegarvi come si vota dall'estero, e soprattutto la domanda frequente è ma come viene garantito l'anonimato? In maniera molto semplice. Allora, apro e chiudo una parentesi, quello che farò non è illegale, è perfettamente legale. A scanso di ogni equivoco non mostrerò la scheda per la votazione aperta, la mostrerò già chiusa. In ogni caso stiamo in Texas e si applicano le leggi del Texas, e per il Texas la scheda per la votazione
è un pezzo di carta e basta. E inoltre non sto all'interno di un seggio elettorale e quindi diciamo che posso effettuare riprese audiovisive e mostrare la scheda, che comunque non mostrerò aperta, questo per evitare ogni tipo di equivoco. Dunque, io sono iscritto AIRE, Anagrafe Italiana Residenti All'Estero, che è un obbligo di legge per chi viene a lavorare e a risiedere anche temporaneamente all'estero. Questo perché? Perché altrimenti, non richiedendo la cancellazione dall'anagrafe dei comuni italiani, cosa succede? AIRE vuol dire Anagrafe Italiana Residenti All'Estero e la richiesta di iscrizione all'AIRE si fa presso il consolato di competenza. Qua per il Texas, credo anche Louisiana, Arkansas e Oklahoma, è tutto competente giù a Houston, al consolato italiano a Houston, Texas. L'iscrizione all'AIRE serve perché, prima di tutto perché è un obbligo di legge, e poi perché pagando io le tasse qui, per il reddito prodotto qui, qualora rientrassi in Italia o quando maturerò la pensione italiana, il fisco si potrebbe rivalere su di me e dire: dove stanno le tasse relative a questi anni? Ma io lavoravo all'estero, ma eri residente all'estero anche? Sì, per lo Stato americano, diciamo, ma per l'Italia ero rimasto, qualora non avessi fatto l'iscrizione all'AIRE, loro ti dicono: tu sei ancora residente qua, dovevi pagare le tasse qua per il reddito prodotto all'estero. Queste sono le regole. Poi, parlando con altri italiani residenti all'estero, e questa era una cosa che mi aveva suggerito anche il commercialista di famiglia, dice: sai cos'è, tu ti iscrivi, le solite cose tra virgolette all'italiana. Allora il commercialista mi fa: visto che stai in procinto di trasferirti all'estero, tu mantieni la residenza in Italia così non perdi il dottore. E poi ti iscrivi alle liste di collocamento come disoccupato, perché sei disoccupato in Italia, così se casomai ti va male all'estero e torni in Italia, non devi pagare le tasse perché risulti disoccupato, e in più mantieni il dottore, e in più se dovessi andare a chiedere un lavoro o di essere assunto, avendo già i 2 anni di disoccupazione, di iscrizione alle liste di collocamento, sei più appetibile per le ditte. Allora io me lo guardo, siccome si chiama Claudio come me, lui è commercialista di famiglia, gli faccio, mi conosce tanti anni, dico: Fattacla, sta a parlare col Verzilli sbagliato, io queste cose non le faccio e mai le farò. E quindi mi sono iscritto all'AIRE. Essendo iscritto all'AIRE ho diritto a votare, alla votazione come residente in una circoscrizione estera. Di solito si vota solo per le politiche, questa è stata una sorpresa, perché mi è arrivato tutto un plico di roba per il referendum del 17 aprile 2016. Questa è la scheda per la votazione, dentro ci sono 2 quadrati sì e no, c'è tutta la spiegazione: vuoi tu abrogare la concessione, perché attualmente le concessioni entro le 12 miglia marine scadranno a termine vita utile del pozzo di petrolio. Invece questo vuole essere abrogato, e oltretutto con l'abrogazione scatta il fatto che non verranno più concesse nessun, anzi mi sembra che già non le concedono più nuove concessioni per tutto ciò che attiene entro le 12 miglia marine. Oltre le 12 miglia marine, per quanto ne so, è normale la situazione, insomma ci sono le concessioni e vengono rilasciate anche nuove concessioni. Dunque, come si vota? Si esprime il proprio voto, si inserisce in questa busta bianca di cartoncino abbastanza spesso, che è completamente bianca, si chiude, c'è un adesivo, si sigilla, questa si inserisce in una busta preaffrancata dove non c'è il mittente, cioè il mittente e il destinatario sono la stessa cosa, il consolato. Questo perché così quando arriva, e deve arrivare entro il 14 aprile 2016 alle 16, tutto ciò che arriverà dopo al consolato verrà incenerito, come c'è scritto sulle istruzioni, e appunto non c'è il mittente. Ora uno dice: vabbè, ma dal timbro postale, specialmente io che abito in un paese, siamo in 2 gli italiani, io, mia moglie e poi mio figlio, ma non ha ancora diritto al voto, potrebbero sapere di chi è il voto. A parte che non mi interessa niente, se me lo chiedono lo dico cosa ho votato, ma se uno è proprio paranoico può andare in un altro paese e imbucarla da lì. Così il timbro postale è differente.
Allora, quindi busta chiusa, si mette dentro quest'altra busta, qua dentro ci si mette il tagliandino elettorale dove c'è scritto tagliando elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, circoscrizione estero, referendum abrogativo 17 aprile 2016, ripartizione America settentrionale e centrale, territorio Stati Uniti d'America, sede Consolato Generale d'Italia Houston, numero di iscrizione, c'è il numero mio di iscrizione, sesso maschile, e si chiude, questo qua si piega e si mette dentro la busta preaffrancata, quindi non dentro la prima busta ma dentro la busta preaffrancata, separata dalla prima busta, quella anonima, si chiude e si spedisce, è preaffrancata, arriva al consolato. Al consolato, così mi hanno spiegato, c'è il seggio, c'è una stanza adibita a seggio, c'è, come prevede la legge italiana, c'è lo scrutatore, c'è il presidente di seggio. Arrivano le buste, vengono aperte, prima di tutto viene controllato il tagliando elettorale. Allora, c'è diritto al voto? Sì, numero, ok, diritto al voto, va bene, tac. Prendono la busta e la mettono nell'urna, pim. Quando si chiude il seggio, poi prendono le buste, le aprono e fanno lo spoglio. Ok, quanto valga il voto all'estero? Non lo so, perché c'è chi mi dice, ah, ma tanto a me non mi interessa, non mi iscrivo all'AIRE, per motivi anche ideologici, intanto la votazione non serve a niente. Personalmente, il mio pensiero personale, è inutile lamentare, ho sempre creduto nelle votazioni, ho sempre votato, qualunque cosa uno voti io rispetto tutto, però se ti lamenti di come va il governo in Italia e poi mi dici pure che non voti, è un attimino incoerente, ok? Secondo me. Io mi interesso della vita politica in Italia, non faccio il solito italiano all'estero che se ne frega, che sputa sul piatto dove ha mangiato, ho le mie idee su quello che mi è successo in Italia, ma credo nello strumento democratico ancora, purtroppo, anche se fanno delle leggi elettorali sempre più schifose, però credo in questo piccolo diritto che abbiamo di votare, voto, anche perché in futuro vorrei tornare in Italia da anziano, godermi i frutti del mio lavoro, e anche per questo sono iscritto all'AIRE, perché se no torni in Italia e si potrebbero rivalere sulla pensione, dicono dove stanno tutti questi soldi che ci dovevi dare. Quindi le cose fatte in regola sono sempre la migliore cosa, altrimenti devi cominciare a tappare le falle così perché i vari escamotage poi vengono scoperti puntualmente. Le bugie, come si dice, hanno le gambe corte, ma questo è un mio pensiero, sono sempre stato cristallino, voglio dormire sonni tranquilli, e infatti al commercialista gli dissi vatti a fare una dormita. Va bene, questo è quanto, e così si vota dall'estero. Un caro saluto a tutti. Ciao, buongiorno, sono giusto svariato, è le 8 della mattina adesso, 8.10, dovrei partire alle 10.30, adesso vado alla doccia lì, alla stazione di servizio, e prendo un caffè e qualcosa da mangiare. Allora, a dopo. Le cose della mattina. Allora, qui sono all'aereo di servizio di Chalon, Chalon Sud. Adesso c'è 7 ore e mezzo che sono qui.
Devo aspettare ancora 3 ore e mezza. Ah, ho messo la maglietta del cost to cost. Faccio questa alla Roby. Cost to cost. L'ultimo di weekend d'agosto. Giussano sulla piazza del mercato. T'as vu la pub? Non ho il super pescable, ma guarda, io faccio 1,81 m. C'ho ancora un poco di spazio. Ok, 10:30. Facciamo, c'è 9 ore, 9 ore e 1 minuto, e poi andiamo a lavorare. Poi andiamo. Sono a 40 tonni e 500 kg con il Miyota. E guarda, arrivo sull'autostrada, sono a 75 all'ora. Sempre salite, discese, salite, discese. Non piaccia il DAF questo. Francesco fa una domanda.
Dice che sta cercando lavoro, non so di che città sia, perché qua non dice cercando lavoro, però se non trova, oppure vediamo come vanno le cose, dice vorrebbe mettersi in proprio. Mi chiede le spese da sostenere oltre il mezzo e la licenza per fare diventare per lavorare proprio, sì, per mettersi in proprio e fare l'autotrasportatore. Beh, qua le cose non so quanto ti sei già informato su questo o no, perché non è poi così semplice la cosa, non basta licenza, vabbè. Allora, spese hai, dunque, ti dico la procedura com'è, quindi dopo vedi un po'. Dunque, la procedura è che innanzitutto ti fai un corso e esame per l'accesso alla professione, altrimenti non puoi iscriverti all'albo. Poi di avere, a parte una abilità che quindi sia a posto, praticamente la disponibilità finanziaria. La finanziaria che è per fare l'accesso alla professione, quindi l'accesso alla professione per iscriversi all'albo, sono 9.000 euro più 5.000 euro per ogni mezzo che metti. Queste sono le spese che hai inizialmente, e poi logicamente il mezzo, non so, devo avere una garanzia, perché un leasing che fai, ma una garanzia ci vuole. Soprattutto devi avere il lavoro, perché se hai un appoggio che hai già un lavoro sicuro, puoi metterti anche dietro a fare questa cosa qua, ma così partire al momento attuale, partire con dire poi nel cambio così non è che sia proprio, non so cosa si riesce a fare. Quindi le spese sono, allora, per fare l'accesso alla professione, corso esame, la disponibilità finanziaria, non mi dire che è una garanzia che può essere anche bancaria e così, poi spese non ci sono, il problema è la licenza che anche qua bisogna vedere un po' le cose, perché o ritiri una licenza e quello va un po' a prezzo al mercato, ormai non sono più tanto care, dopo l'abilitazione le licenze le trovi anche a poche migliaia di euro, diciamo, via, non più come prima che erano un capitale. La licenza è cessata attività, quindi ritiri una certa attività con logicamente un mezzo vecchio che tu cambi e prenderai almeno un euro 5 per metterti in proprio. E questo è un giro che puoi fare. Metterti direttamente tu senza ritirare una licenza, una vecchia attività, una licenza dismessa, non ti è certo possibile, perché per entrare nel mercato senza ritirare licenze vecchie diventare con 80 tonnellate, quindi con mezzi euro 5 devi avere la disponibilità di arrivare a 80 tonnellate con più mezzi e praticamente tutti euro 5, quella è una cosa che può fare uno che dice vabbè, metto su un'azienda, ma non certo che uno che vuole il padroncino riesce a entrare nel mercato libero che sarebbe adesso in questo modo. Entri ritirando una licenza, una cessata attività che tu entri. Ripeto, i corsi sono la cessata attività che ritiri, i mezzi da comprare e poi adeguabilità per iniziare. Tieni presente che se anche trovi lavoro e hai il lavoro, i pagamenti sono 60, 90, 120 giorni e uno deve lavorare, quindi già devi avere un anticipo finanziario per lavorare, altrimenti non combini niente. Quindi la cosa non è proprio semplice, si può fare, ma non è così tanto semplice. Sei giovane, in 3 anni va bene, puoi rischiare tutto, però ripeto, prima di tutto l'accesso alla professione, se non hai quello non puoi neanche iscriverti all'anno, quindi l'accesso alla professione. Diciamo che con poche migliaia di euro riesci anche a iniziare. Ripeto ancora per l'ultima volta, devi avere il lavoro, perché se no, se tu pensi di prendere il camion e poi andare a cercare chi ti dia il lavoro, hai già fallito in partenza, guarda. Quindi trovare un lavoro sicuro, garanzia, con un certo margine di guadagno, e allora dici va bene, metto dietro, faccio il passo, ho questo lavoro sicuro, altrimenti al giorno d'oggi... Poi, insomma, poi vedi tu cosa ognuno è libero di fare le sue scelte. Va bene, ciao Francesco.